libero di andare a casa. Allora, io ti sto dicendo che mi sembra che stiamo parlando da oltre mezz'ora. Quando tu mi hai detto a un certo punto, fammi scendere dalla macchina, me l'hai ripetuto tre volte, che cosa ho fatto? Ti chiedo, mi riporti a casa? Allora, io posso anche riportarti a casa, io posso anche riportarti a casa, assumendomene pienamente le responsabilità. Però adesso dobbiamo aspettare il 113. Noi la richiamiamo e diciamo che non vengono, punto. È tanto semplice, cioè diciamo guardi, se noi torniamo, basta, mi stanno riportando a casa, fine. Andiamo, dai. Sara, non è possibile fare questo se non fa una valutazione. Andiamo, dai. Altrimenti è responsabilità del medico che la lascia andare ma via, cosa? Capito? Ma il medico cosa? I carabinieri, quindi saranno qui al momento. Abbiamo chiamato il 113 e adesso siamo costretti. Ma cosa spaventata? Io voglio tornare a casa, mi porti a casa. Mi porti a casa, dai, portami a casa. Dai, Gabriele, dai, portami a casa. Dai. Ma se Sara, Tommasi, Sara, scusami. No, io invece perché io non voglio farmi controllare, perché sto bene. Io sono l'unica che mi fa male. Allora, scusa un secondo. No, non c'entra. Io non voglio sottopormi a controlli. Allora, una cosa. Ti faccio una promessa davanti a loro. Adesso aspettiamo il 110 perché io l'ho chiamato, pure io. E l'ha chiamato anche il signore, quindi a questo punto noi dobbiamo aspettarlo. Chiaro? Chi può portare a casa lei? Lui è qui. Abbiamo parlato col 113, quindi dobbiamo aspettare. Se viene un attimo dentro. No. Se il signore No. Non è che mangiamo le persone. Scusa, facciamo. Ma fa bene la madre sopra che rimane con la madre.